Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, questo lungo camminamento che porta verso l'ingresso del foyer del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, e poi siamo subito sotto il grande sagrato della chiesa a cielo aperto. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi la storia di Max, che ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione. Un uomo che ha vissuto un'esperienza particolarmente straordinaria grazie alla devozione, alla sua grande devozione verso Padre Pio. Infatti lui ci racconta: quando ero più giovane, parliamo di circa 22 anni fa, subito dopo il diploma, iniziai ad applicarmi per entrare nel mondo del lavoro ed avere così la mia indipendenza finanziaria. Le speranze di Max, tipiche di un giovane della sua età, iniziano però a scemare a causa della sua grande difficoltà di trovare lavoro, quindi un lavoro che gli garantisse uno stipendio minimo, una vita dignitosa. Il tempo passava, scrive Max, le mie ricerche non portavano frutto alcuno. Questa situazione lo rende triste, depresso, demotivato. Lui scrive: mi sentivo inutile. Max è sempre stato un grande amante della figura di Padre Pio, che ha sempre fatto parte della sua vita. Inizia a pregarlo con fervore per aiutarmi in questa situazione, lui racconta. Tuttavia il tempo continua a passare, la risposta da parte del santo che non arriva, aumentando così la sua grande tristezza. Mi sentivo completamente abbandonato, ammette. Pensavo, se anche Padre Pio non risponde alle mie preghiere, allora non c'è speranza. Ad un certo punto però accade qualcosa di straordinario. Sua mamma, donna di chiesa di altri tempi, ma non devota di Padre Pio, gli racconta di aver fatto un sogno strano. Mi trovavo a dover salire una scala che sembrava interminabile, inizia a raccontare la mamma. Alla fine di questa tortuosa, stancante salita, mi ritrovavo in una specie di giardino dove era collocata una grande statua di Padre Pio. Mi avvicinai alla statua e ad un tratto la statua mi cadde addosso. Sua mamma si spaventa tantissimo, chiude gli occhi nel sogno, quando poi li riapre allora vede che al posto della statua c'è Padre Pio che le sorride. Il padre si avvicinò a me e mi diede un bacio e mi disse, racconta Max attraverso il racconto della mamma, non ti preoccupare che ci pensa lui. Si sveglia di colpo, rimane davvero impressionata da quel sogno così strano, lo racconta proprio a Max. Da questo evento così particolare, allora Max e sua mamma riacquistano la speranza e iniziano a credere che le cose stanno per cambiare. E un paio di settimane dopo il sogno, la mamma di Max incontra per la prima volta nell'ufficio dove lavora il capufficio di una grande azienda italiana. Parlando con lui del più del meno, scopre che l'azienda cerca una persona da inserire nel suo organico. Guarda caso, richiedono le stesse caratteristiche di Max. Mia mamma colse la palla al balzo, fece il mio nome. Due giorni dopo, Max va a fare un colloquio e viene preso a lavorare. Dopo tanti anni, scrive Max, ancora pensiamo a quello che mi è accaduto. Ci ricordiamo quelle parole di Padre Pio. Non ti preoccupare, che ci pensa lui.